sono molto simpatici, ci aiutano, ci seguono, e qui è responsabile di altri in Italia. Però ogni volta che un cinese clona non lo so. Loro? Comunque a parte gli scherzi. No, qui è diventato grande, è diventato una cosa grande. Infatti ci sono tante aziende che in qualche maniera lavorano con alcuni megabot, in ogni megabot c'è un alumino mega. Oppure ci sono quelli che fanno del tipo quelli che fanno gli stati a Dubai, dove fanno delle Arduino speciali, no? Fatte apposta per far volare gli aerei e l'elicottero. E lì avanti, cioè ci sono ormai tante comunità che stanno adottando in qualche maniera il sistema Arduino in qualche maniera per inserire tecnologia nei loro prodotti. Next. Next. Questi qui sono i vari scaricamenti del video di
banner in rosso enorme che dice questo sito non è aggiornato, non leggetelo, andate sul sito inglese. E comunque la gente andava là sopra e nonostante il banner enorme rosso diceva questo sito contiene informazioni sbagliate, continuavano a scaricare la versione 12 di Arduino, che era l'ultima riferita da quel sito lì, perché era italiano. Quindi chiaramente questa è una cosa che tu devi discutere. Questo qua è un distribuzione di 23, infatti vedete che c'è un interessante momento fra il 2008 e il 2009 in cui l'Europa si spegne e perché si mangia praticamente a metà del traffico web. Qui è interessante questo grafico per far vedere come a un certo punto l'Europa si è svegliata, non so esattamente cosa sia successo. Alla fine del 2008 è quando è uscito l'articolo su Arduino sulla rivista Wired americana, ottobre del 2008. Quindi il primo evento di IPR che posso immaginare che abbia potuto creare questa reazione. No? In Italia è uscito in giugno del 2009, febbraio del 2009 è uscito in questa cosa. Next. Sì, era aprile. Sì. Marzo del 2009. Marzo. Ok. Questo è un altro caso che è interessante, ci sono 45.000 utenti iscritti. Questo è interessante perché voi sapete che se uno si iscrive sul forum è che vuole scrivere, se vuole solo leggere non ti serve iscriversi. Quindi vuol dire che possiamo immaginare che per ogni utente che scrive in qualche maniera ce ne sono almeno uno che legge, quindi in qualche maniera è interessante vedere questa distribuzione di quanta gente ci sia ormai. E abbiamo circa 440.000 messaggi in 61.000 discussioni diverse, che qui è un numero in fretta di messaggi, di discussioni. Le due cose abbiamo espanso un po', abbiamo aumentato le due cose e stiamo cominciando lentamente ad assegnare a delle persone della comunità il ruolo di moderatore. Qui adesso in qualche maniera in alcuni casi, ma per esempio adesso in Italia c'è cioè, Federer, dove sei? Là in fondo. Lui è il nostro operatore della... L'italiano questo per cui ha questa caratteristica che è multilingua, e per cui sa parlare anche tedesco, per cui lui è il nostro operatore del forum italiano e anche il tedesco volete di tanto. Grazie. Thank you.
Next.